Oggi è giovedì. Quindi, giovedì si parla di giovedì, teatro. Esatto, con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno Lorenzo, buongiorno Fabio. Grazie per portarci il sole questa mattina, anche se piove. Piove ancora? Sì, piove ancora. Noi chiusi qua dentro non vediamo, ma credo che piova ancora, sì. Piove ancora, ma voi portate sempre il sole e quindi ci portate sempre una luminosità che ci accompagnerà per tutta la giornata. Ma nel nostro sole c'è un raggio speciale. Quel raggio è Tamara Malleo. Adesso non so, ve lo dovrete dire dopo che avremo raccontato i 3 appuntamenti di questa settimana. Voglio partire con un appuntamento che secondo me a Lorenzo non dispiacerà, perché io ho questa missione, no? Portare Lorenzo a teatro mangiando, quindi cerchiamo di fare questa cosa qua. E allora vi propongo per la prossima settimana, il 7 e l'8, arriva Blue Note, che è appunto questo locale famosissimo, cioè, di Milano, sì, sì, in zona Isola, quindi raggiungibile sia con la metropolitana Lilla che con la metropolitana Verde fermata Gioia, che è quella più vicina appunto al locale. Drusilla Foer, che è una performer che io ho visto dal vivo qualche anno fa, prima che diventasse così conosciuta e più attraverso Sanremo, attraverso i programmi che ha fatto su Rai 1, ed è una performer meravigliosa perché canta, balla, fa appunto dei monologhi molto interessanti all'interno di questa narrazione che lei costruisce attraverso appunto le canzoni. In questo caso presenta il suo nuovo disco e come sapete al Blue Note si può anche mangiare, certo, ascoltando gli artisti e le artiste che si propongono in scena, e di conseguenza possiamo mettere insieme queste due cose. Quindi il Blue Note è una di quelle cose che ho in lista da un sacco di tempo, perché mi piacerebbe andarci una sera. Sì. Peraltro hanno una programmazione molto interessante con concerti blues, jazz, e adesso fanno molto gospel nel periodo natalizio, quindi ci sono tantissime proposte e quindi insomma, e c'è anche da sfatare un mito, non è, cioè, ah no, è carissimo, non dipende, no. Cioè, nel senso, dipende da cosa tu vai vedere, quando, come, in che modalità, cioè, e non qui è... c'hanno anche delle offerte, infatti, brava Tami, degli orari un po', diciamo così, in seconda serata. Per esempio loro fanno anche dei concerti in seconda serata alle 22:30, e quindi c'è anche insomma delle possibilità, delle offerte last minute, insomma propongono delle possibilità a cui tutti possiamo accedere, diciamo così, una volta. Adesso non è che magari non tutte le settimane, però direi che qualche volta si può fare, ci si può fare un regalo anche per Natale. Poi invece parliamo di un teatro di cui non abbiamo ancora parlato, cioè l'Elfo Puccini, che si trova in zona centralissima, Corso Buenos Aires, quindi si raggiunge con la metropolitana rossa fermata Lima o Porta Venezia, diciamo che è abbastanza vicino ad entrambe. Puoi fare anche una passeggiata volendo. Sì, esatto. L'Elfo Puccini ha una storia incredibile legata a Milano, quest'anno festeggia i 50 anni, prima era nella sede di Via Menotti, poi si è trasferita in quella di Corso Buenos Aires, adesso ha più sale a disposizione in una programmazione veramente molto varia, passa diciamo la tradizione del teatro Elfo Puccini e della sua storia è legata alla compagnia del teatro Elfo Puccini guidata da Elio De Capitani e Ferdinando Bruni, con un gruppo di attrici e attori che ruotano appunto intorno alla compagnia che passa da Shakespeare agli attori contemporanei. Adesso noi vi parliamo di una compagnia che diciamo così è legata in qualche modo al teatro Elfo Puccini, che è la compagnia Phoebe Zeitgeist, che è una compagnia indipendente che in qualche modo però ha avuto sempre uno spazio nel teatro Elfo Puccini, che la prossima settimana dal 5 al 10 sarà in scena appunto al teatro Elfo Puccini con lo spettacolo, ve lo dico precisamente perché sennò io e l'inglese non andiamo molto d'accordo, Lovely's Bleeding, che è un testo di Don DeLillo, che è uno scrittore che tutti noi conosciamo per i suoi numerosi lavori, ma è anche un drammaturgo. Uh-huh. E questo testo, che è stato edito nel 2006, viene portato per la prima volta in Italia ed è una storia molto, diciamo così, complessa e anche molto difficile, molto dolorosa, perché al centro di questa storia c'è Alex, che è ridotto all'infermità silenziosa da 2 ictus, e intorno a lui ruotano 3 figure, che sono quelle del figlio, quella della seconda moglie e quella dell'attuale compagna. La compagnia Phoebe Zeitgeist lavora su tematiche molto disturbanti, portando in scena il disagio emotivo, mentale, e lavorando moltissimo sui suoni, su anche delle immagini molto disturbanti. Però devo dirvi che è un lavoro molto profondo e molto attento,
diciamo così, ad impatto può essere molto difficile entrare dentro il mondo di questa compagnia, però una volta che si entra ti restituisce una profondità di sguardo incredibile. Quindi ve lo consiglio, anche se diciamo all'inizio può essere complicato rapportarsi, però a volte il teatro ti mette in difficoltà, è quello un po' il bello anche del teatro. In discussione ti mette anche un po', quindi sì, ci sta, ci sta. Sì, nel senso bello, che bello, ti fa uscire dalla tua comfort zone e ti fa entrare dentro altre dinamiche. Infatti, e magari scopri che poi ci sono altre zone che ti può piacere ogni tanto vivere, quindi perché no? Sì, esatto. Perché no, perché no? E poi, come terzo appuntamento, invece vi racconto una cosa interessante, nel senso che vi racconto di una mostra legata al teatro, en plein air, cioè una mostra che sarà, diciamo, sarà possibile vedere dal 2 dicembre al 30 dicembre in Corso Venezia, quindi anche questo raggiungibile con la metropolitana fermata Palestro, fermata la metropolitana rossa, e stiamo parlando della mostra di Laila Pozzo, che è una fotografa bravissima specializzata in ritratti di scena legati al teatro, in particolare in questo caso la storia del teatro e il Fu Puccini, e questa mostra si chiama Break a Leg, perché sappiamo che, diciamo così, è un po' in inglese è un po' rompiti una gamba, che è un po' come un in bocca al lupo, diciamo così, in scena a teatro. E lei cosa fa? Fa delle foto poco prima di entrare in scena ai protagonisti o alle protagoniste. Questo significa che racconta quel momento in cui l'attore e l'attrice sono ancora attori e attrici, ma sono già quasi personaggi. Quindi è un momento un po' particolare. Le sue foto sono molto... raccontano molto di quello che è la storia del teatro, e in questo caso il 2 dicembre alle 15:30 davanti al, appunto in Corso Venezia, all'altezza del Museo di Storia Naturale, okay, è possibile partecipare all'inaugurazione di questa mostra con i protagonisti di queste foto, quindi attori e attrici del Teatro del Fu Puccini, e con Laila Pozzo, che appunto è l'autrice di questa mostra fotografica. Però in questo caso la fotografia è molto legata al teatro, perché lei è una bravissima, ha fatto anche una foto a me facendo dei miracoli, però no, adesso, è una adesso vogliamo vederla questa foto, eh. Ah no, adesso vogliamo vederla questa foto. La faremo vedere la prossima volta, però è una fotografa riesce a cogliere l'istante in cui tu sei dentro una storia, ed è una qualità grandissima. Beh sì, insomma, è una grande qualità, soprattutto poi quando fai il fotografo, se hai questa qualità sei davvero un grande fotografo o una grande fotografa, come in questo caso. Quindi complimenti Tamara, grazie per questi consigli che grazie ci hai dato oggi, davvero. Che si allontanano, perché tutti gli occhi saranno puntati su un altro teatro settimana prossima. Sì, infatti. E invece ricordiamo che non esiste solo quello. Esatto. Cioè, e che ce ne sono tanti altri. No, esiste questo, è certamente un grande evento per Milano, però diciamo che si può raccontare il teatro attraverso tante storie diverse. Diciamo che non ha bisogno che noi raccontiamo quella roba, c'è già chi ci va a prescindere, quindi insomma, come dire, anzi noi vi diamo altre idee che magari potrebbero... Ma non Mattarella, è ufficiale che non ci va. Ok, va bene, Tamara, grazie mille allora, anche grazie per oggi, ricordaci dove possiamo approfondire la tua conoscenza e la conoscenza del teatro, grazie a te. Allora, grazie come sempre. Teatromania la potete seguirla il venerdì dalle 16:45 alle 18 su Milanao, canale 191 del digitale, e in replica, diciamo così, con un piccolo riassunto, il lunedì su Antenna 3 alle 23:30 canale 11. Ok, Teatromania. Se invece siete affetti dalla Tamara Mania, invece tutti i giovedì, tutti i giovedì qui su Crystal Radio, Gonone Milano, dopo le 8 siamo qua a raccontare il teatro grazie alla puntuale presenza di Tamara Malleo. Grazie mille Tamara, buona giornata. Grazie Fabio, ciao, buona settimana. Ci sentiamo a Sant'Ambrogio però, giusto? Certo, con grandi proposte. So che non sarà a Milano, ma che ci sentiamo comunque. Certo. Va bene, sono contento. Buona settimana Tamara. Ciao. Ciao.